Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Animals and Tractors. Oggi vado a creare il semenzaio per l'orto autunnale ed invernale. Prima di darvi la buona visione però vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi piace, commentare se dovete commentare e soprattutto è gratuito iscriversi al canale. Ora buona visione. Come vedete mi sono attrezzato, ho comprato i vassoi apposta. Questo qua bianco invece ce l'avevo a casa. E qua invece guardate quanti sacchetti di semi ho comprato. Ovviamente ho comprato anche le piantine, però dato che ha piovuto in questi giorni non mi metto a trapiantare perché vedete che la terra è tutta bagnata e quindi non si può neanche lavorare. Dato che la terra va lavorata solo quando è in tempera, cioè quando ha il giusto grado di umidità. Adesso vi faccio vedere tutte le sementi che ho comprato. Ovviamente partiamo da radicchio rosso di Treviso, quello tardivo. Poi ho preso la cicoria rossa di Verona, quella tardiva. La cicoria di Verona, quella a palla, quella rossa a palla. Poi il cavolfiore palla di neve. Il cavolfiore di Verona tardivo. Sono un po' contro il sole, non preoccupatevi. Comunque dopo vi ripeto magari quando vado a seminare. Cicoria variegata di Chioggia. Mi piaceva e quindi l'ho presa anche perché l'idea del semenzaio nasce nel magari provare varietà nuove per sperimentare. Poi vabbè, questa qua, la cicoria palla rossa tardiva di Chioggia, che ho messo anche l'anno scorso, che però mi era marcita tutta. La bieta da costa, le biete da costola. Poi ovviamente la cicoria variegati Castelfranco e la cicoria variegati Castelfranco di Luisa. Non so se si vede, però dopo faccio vedere i pacchetti anche quando li vado a seminare. La cicoria di Mantova, ecco un'altra varietà nuova. E poi ovviamente il radicchio precoce di Treviso. Ragazzi, il tavolo è pronto per il lavoro e userò della torba biologica ovviamente. E ho cercato anche ovviamente di comprare una torba di buona qualità. Ragazzi, adesso vado a mettere la torba nelle vaschette. Uso le mani perché con la paletta rischio di sporcare tutto, come avete già visto. Prima ho provato con la paletta, perché vedete che qua ha un po' sporcato un po', però è anche un po' normale. Però sicuramente con la paletta faccio un peggio. Quindi faccio con le mani, tanto non si sporcano molto, perché è abbastanza asciutta la torba. Copriamo bene un po' i buchi che sono rimasti. Quindi io butto la torba e poi sistemo con le mani così si fa. Così prepariamo i panni di terra, perché dovrebbe qua nei buchi andremo a mettere i semi e dopo quando nascerà la piantina ci sarà la piantina con il suo pane di terra, che è appunto la torba nei buchi delle vaschette. Ragazzi, parto con le semine e parto col seminare la cicoria di Mantova. Metto qualche seme, così, non troppi. Il seme è andato qua, lo metto qua. Per stare attenti a non buttare i semi dove volete andare a seminare. Altre varietà di cicorie oppure di piante dell'orto invernale. Ovviamente ho preso anche le piantine. Però intanto forse ne sto mettendo un po' troppi. Ma vabbè, non importa. E dietro vado a scrivere dopo la prossima coltura. Ragazzi, qua ho messo le due varietà di cicoria rossa di Verona,
quella tardiva e quella a palla, e qua vado a mettere la cicoria tardiva a palla rossa di Chioggia. Questa zona sarà occupata tutti a semi del Chioggia tardivo. Tutto tutta questa zona qua. Poi lo vado a ricoprire con la parte, anzi l'ho già coperta e ho bagnato giustamente. Ne sto mettendo forse un po' troppi. Sì, vediamo. Vediamo. Sto facendo già troppe piantine. Ve lo dico già. Ed ecco qua. E ci vediamo dopo nelle prossime semine degli altri ortaggi. Andiamo avanti. Adesso mettiamo la Castelfranco di Luisa. Non ne metto tanta, perché ne ho già messa per già in molto, quindi non so quanti metterne. E qua, e io fino alla fine della fila qua, e siamo a posto. Ovviamente anche l'altro di Castelfranco, la variegata, giustamente. E questo invece ne metto un po' di più, dato che ho comprato anche le piantine, però come dicevo quella di Luisa l'avevo già piantata, quindi ne avrò di più, cioè vendono già di più, allora adesso portiamo ancora di più tardivo. Mi faccio le mi metto le piantine qua, a parte che sarebbe anche tardi per seminare il radicchio o comunque i prodotti dell'orto autunno invernale. Qua io tenderò a lasciare due piantine. Non ho guardato bene gli spazi, potevo farne di più, però qua ho messo tutto Castelfranco, ho sbagliato un po', però vabbè, pazienza. Ragazzi, il seminzaio finito si presenta così. Qua insomma ci sono le cicorie di Mantova, le biette da coste, poi qua invece abbiamo il radicchio tardivo di Chioggia e la varietà di Chioggia rossa. Qua come vedete c'è il radicchio tardivo di Chioggia, mentre qua ci sono due varietà. Tra questa parte qua ci sono due varietà di radicchio di Verona, quello a palla e quello tardivo. Poi qua ho messo quello di Castelfranco, sapete, il variegato di Luisa, il variegato di Castelfranco. Qua ovviamente su questi due mi sono concentrato sul radicchio di Treviso precoce e tardivo, oltre che ho preso anche un sacco di piantine, per quello non ho messo tanto, anche perché il seminzaio era più per sperimentare varietà nuove. E qua invece ho messo il radicchio di Chioggia, quello variegato, il variegato di Chioggia. Ragazzi, con questo video spero di avervi dato alcuni consigli utili. Come avete sicuramente visto, non sono un granché nel seminare e fare il semenzaio, però comunque qualcosa lo so, e quello che so ho voluto condividerlo con voi. Vi dico che è tardi, tardissimo per seminare l'orto autunno-invernale, perché andrebbe seminato a giugno, anche perché dopo, tra lo sviluppo e la germinazione, ci vuole abbastanza tempo, e quindi i tempi sono molto stretti per il semenzaio, un po' meno invece per le piantine, perché vado a trapiantare anche le piantine, e l'ho detto a inizio video. Anche per le piantine sarebbe un po' tardi, soprattutto per radicchio tardivo di Treviso, che andrebbe messo da metà luglio in poi, fine luglio. Per quello precoce va bene gli inizi di agosto. E sicuramente mi hanno rallentato tutti i fenomeni atmosferici, perché ha piovuto tantissimo la scorsa settimana. Io questo lavoro lo volevo fare la scorsa settimana, ma poi sono andato in vacanza, quindi è stato sicuramente un rallentamento. Però
anche mio, diciamo, perché mi sono ricordato io solo ora di fare il semenzaio. Non importa, spero che poi anche l'idea di seminare varietà nuove e sperimentare vi sia piaciuta. E noi ci vediamo alla prossima puntata!